tutto femminile praticamente, eh? Non abbiamo nessun rappresentante maschile. Sì, ma ci sono? Ci sono? Ve lo giuro. Sì, ci sono dei gran bei maschi. È bellissimo. Allora, io sono Carrero Masullo, presidente del Cinecircolo Romano, questo, diciamo, presidio di resistenza culturale da 60 anni fa. Diffusione di cultura cinematografica, e spesso ci chiamano perché in questa sala facciamo la nostra attività il martedì e il mercoledì, però ogni tanto appunto facciamo queste presentazioni, ci fa molto piacere. So che avete sempre pochissimi secondi, quindi le presentazioni sono un po' diverse da quelle che facciamo di solito, perché diamo un'idea del curriculum. Qui invece ci limitiamo proprio ai numeri di internet comuni dal mese, giusto per inquadrare. Quindi Valeria De Golino, diciamo, 109 film da attrice, da Napoletano non piace sottolineare. 109 film da attrice, 4 da regista, 8 da produttrice, 71 premi e 79 nomination. Bellissimo. Gianfranco Ricca, invece da Roma, 40 film da attrice, 2 da regista, Marcello lo abbiamo attivato. Un corto e un lungo. Sì. Un corto e vabbè, però. Che abbiamo appena avuto il nostro premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime con grande successo. Uno da sceneggiatrice, 23 premi, 23 e 26 nomination. Terza. Tecla Insolia, cantante prima ancora di attrice, ed è proprio perché sei cantante che hai stregato Valeria e sei qui. Ma siete film da attrice, nonostante la giovanissima naturalmente e età. Io per presiedi e produce tutti i film di lavori, certo. Nata a Napoli, guardate, questo è. Nata a Napoli oggi. Quattro se vuoi, se vuoi. Ma solo piatto. Auguri, allora. Allora, Valeria, una... Diciamo, poi non so se ci saranno domande alla pubblico, però non hanno ancora visto il film, quindi non possiamo nemmeno spoilerare troppo, naturalmente. E però, dicevo, dopo Miele e Euforia, con entrambi sei stata a Cannes, ti sei di nuovo a Cannes con questa serie straordinaria, diciamo, ispirata chiaramente, come probabilmente molti sanno, a questo romanzo postumo della sicilianissima Goliarda Sapienza, che è stata la tua insegnante di edizione a 18 anni, no? Quando dovevi fare il film con Cito Maselli, no? Ed è stata forse la prima a dirti tu potresti essere la mia attrice per questo. Sì. Lui non diceva proprio così, io non capivo cosa mi diceva all'epoca, perché non sapevo. Avevi 18 anni. Avevo 18 anni e non sapevo di che cosa parlava. Perché lei, no, un paio di volte mi ha dato delle carezzine sulla guancia, cioè sulla mia modesta mi ha chiappato, io non sapevo modesta chi è modesta? Fra poco lo sapete, in questo caso modesta, in questo caso è Tecla, sì. Diciamo la nostra modesta, vabbè, lo vedremo su. Quindi un romanzo lungo rifiutato dalle case italiane fino però a raggiungere questo straordinario successo posto, un racconto chiaramente sull'emancipazione sessuale femminile. Non solo sessuale, emancipazione, sì, però anche quella sessuale è importante, sì, chiaramente. L'hai scritta a 10 mani con Lume Pascelli, Francesca Marciano, Valle Santella, Stefano Sardo. Perché oggi questa storia? E cosa ci comunica? Il diritto forse alla pubblicità della Costituzione americana e a tutti i costi? Perché oggi questo film? No, forse alla felicità, non so, alla gioia sicuramente. Ecco. La ricerca della felicità è una cosa, e provare gioia è un'altra, no? E lei modesta anela alla sua libertà intellettuale, fisica, sì, certo. Alla sua evoluzione per avere prima, intanto anela a sopravvivere, perché c'è anche quello da dire, che non è solo un'ambizione, proprio un'ambizione di sopravvivenza, di resistere, di esserci, e naturalmente anche all'accrescimento della sua potenza, che è forse, mi diceva un filosofo a Bologna, che ho incontrato qualche giorno fa, che la gioia è la possibilità dell'accrescimento della propria potenza, cioè il sentimento dell'accrescimento della propria potenza, come potenza di conoscenza,
di divertimento, di essere in un luogo col corpo e con lo spirito, così come la tristezza e la diminuzione della sensazione della propria potenza. E in questo caso, nel caso di Modesta, è proprio così, e lo vedrete, è accorto, anche pagandone le conseguenze e facendole anche pagare agli altri, perché è un personaggio anche per certi versi feroce, non crudele, non crudele, perché la crudeltà è, come dire, non fa parte proprio delle sue caratteristiche, però anche feroce, perché quando deve, quando trova degli ostacoli, li supera anche in maniera non proprio edificante. Allora, facciamo una carrellata rapidissima. Giasmina, quindi interpreti questo ruolo piuttosto difficile. Beh, diciamo, lei non riesce a fare a meno di te, mi pare di capire. Questa è una donna tormentata che lotta disperatamente contro le proprie pulsioni naturali, però capace nel contempo di tanta dolcezza e amore. Ma non è una donna, non è una donna, comunque è una madre È una superiore. madre superiore, beh, però Ma sembra non è una donna. una madre. Sì, infatti non voglio raccontare nulla perché conoscete tutti il romanzo Ma loro lo sicuramente. scopriranno bene. Ma certo, una suora che c'era una grande ambiguità e che in qualche modo è forma di specchio per questa giovane donna che aspira e spinge per la propria emancipazione, no? In maniera quasi feroce. Madre Leonora, ecco, questa emancipazione probabilmente l'ha persa perché ha tutto questo abito addosso, però quel desiderio lì, quella cosa per il femminile possibile, c'era anche lei, e quindi in questo senso l'incontro tra queste due donne è davvero uno specchio. Tecla, allora, lei è la protagonista assoluta, diciamo, di questo. State per vedere una apparentemente bambina che però adesso vi conquisterà, perché diciamo, vedete che passa dall'adolescente alla donna adulta con questo sguardo incredibile, potentissimo e uno straordinario linguaggio del corpo. Come hai affrontato questa sfida recitativa? Ma da quel che ho compreso è una cosa che ormai sto ripetendo spesso, probabilmente con una sorta di incoscienza. In realtà durante le riprese ero talmente tanto carica della responsabilità di un personaggio così straordinario che ho cercato di tenere in tutti i modi le redini di qualsiasi possibilità che si potesse affrontare. Poi ho avuto la protezione e il regalo della libertà che Valerio Golino dà ad ogni suo attore quando si lavora insieme a lei. Ho fatto una gaffa a Cannes dicendo che Valeria mi ha come posseduto. Volevo spiegare in realtà che cosa intendessi. Come Angelo Pellegrino spiega nell'introduzione del romanzo di Goliarda, Goliarda non è un'autobiografia, ma si trova all'interno di tutti i personaggi all'interno del romanzo. E questo mi permetto di dire esattamente la stessa cosa che Valeria ha fatto per questo meraviglioso progetto. Valeria è dentro tutti i suoi attori, dentro la luce, dentro i colori, dentro le inquadrature, che rappresentano il suo sguardo, che è pieno, pieno di amore per tutti noi. Quindi è stato meraviglioso, faticoso e bellissimo per questo. Allora, Valeria, questo film è diviso in due parti e la seconda andrà, diciamo, in questo cinema giovedì prossimo, Sì, dove peraltro il 13 giugno. in questo cinema si potranno vedere la prima e la seconda parte insieme nello stesso Che è giorno. una cosa Diciamo bellissima. che è una cosa molto bella. Spero che ci sarà il tempo per la sua lettera tra la prima e la seconda parte. No, Penso di sì, e lo spero vivamente anche perché no, anche no, un'analisi del sangue. no, perché sappiamo bene che uno che se ne intendeva molto di cinema, che
era Alfred Hitchcock, che diceva che la durata di un film non deve oltrepassare quello della ritenzione di una vescica umana, quindi insomma, è chiaro che questa cosa andrà fatta. No, volevo se tu puoi raccontare un po' al nostro pubblico come è stata l'accoglienza a Cannes, perché diciamo è importante naturalmente la platea, diciamo, come quella di Cannes, e se state già in qualche modo lavorando al sequel con tutti i pezzi del romanzo di Goliath che non ci sono ancora. Sì, no, è chiaro, noi abbiamo fatto quello che vedrete è la prima parte di questo film, di questa serie televisiva che poi andrà pure su Sky la prossima, non so, inverno o primavera, non sappiamo ancora, però è nato come serie televisiva. È la prima parte di quattro parti di un libro. Diciamo che questi primi sei episodi, che sono cinque ore di film, sono serviti solamente a raccontare la prima parte. È talmente denso questo libro, è talmente pieno di... Magino già vi fa lo sconto su i capitoli successivi. Quindi sì, abbiamo fatto appunto quello che vedete nella prima parte del libro. C'è un'idea per la seconda stagione di questa serie, però ecco, effettivamente adesso ti passo a te il microfono perché non voglio dire cose che poi ti fanno arrabbiare. No, diciamo che insomma, inizierà sicuramente una scrittura, però sicuramente appunto siamo guidati da Sky, cioè nel senso che questo progetto nasce come una serie per Sky. Poi diciamo che ci è venuta particolarmente bene e quindi siamo stati contenti di poter andare a Cannes e di poterlo portare nelle sale. Però ovviamente quando andrà su Sky, come dire, forza legge il mercato, capiremo se loro avranno voglia con noi di andare avanti nel lavoro. Noi intanto cominciamo a scrivere, poi vediamo. Come è stata l'accoglienza a Cannes? Diciamolo pure a loro, che magari non c'è, no? Bellissima, anche perché appunto è una serie, è una cosa un po' speciale, e quello è il festival più importante di cinema, la parola cinema, e quindi abbiamo avuto la conferma che è una serie speciale e super cinematografica, diciamo, un oggetto da curare. Allora, va bene, un'altra curiosità. Allora, Modesta ha gli occhi scuri e entra in una comunità in cui tutti hanno gli occhi chiari e azzurri. Mi piace che la dici. E perché tutti quelli che ama hanno gli occhi blu? È così. Lei, no, perché lei, fin da bambina, che fa parte della Sicilia rurale, sotto l'Etna, sulle pendici dell'Etna, quindi lontanissimo nei primi del Novecento dal mare, quindi pur essendo un'isola, questa bambina sogna questa idea di mare, sia del colore del mare, sia dell'azzurro del mare, ma sia anche quel senso appunto di libertà, di apertura, di tutto quello che potrebbe voler dire simbolicamente il mare, lo sappiamo tutti, questa bambina lo sogna e lo anela, lo vuole e lo riconosce e quindi vede in tutti gli occhi azzurri che incontra quell'idea, quel sogno di mare marino, di acqua, di liquido, e quindi poi quando poi verrà portata in questo mondo anche aristocratico, lei che viene appunto da tutt'altro, dalle pendici di un mondo anche molto nero, dell'Etna, molto anche protervo proprio, sia geologicamente che di tipo di vita che faceva, viene portata in questo mondo di occhi azzurri, di bellezze, di tutto quello che per lei era appunto un sognante. Questa è una cosa che fa molto parte del libro di Goliarda, in cui si è ripetuto, reiterato questa cosa qui, e quindi io l'ho in qualche modo messa in scena, anche questa, l'estetica di un desiderio, no? Lei che appunto è tutt'altro da quello, bellissima, ma tutt'altro da quello, no? E quindi per questo... Giusto. Abbiamo qualche secondo per l'ultima battuta di Jasmine e Tego. Allora, quando si girò il Gatto Pardo di Luchino Visconti, che insomma, beh, sapete tutti, un
film straordinario, viene chiamato Burt Lancaster, grande vivo americano, eccetera, il quale arriva in Sicilia per girare questa cosa e il Scotter non gli diceva nulla di come girare, cioè zero. E allora lui era in un imbarazzo totale. Per cui cosa fa? Chiama gli amici che c'ha in America e chiama Michael Cimino e gli fa: senti, ma questi mi hanno chiamato per fare il conte della Medusa, ma come lo devo fare questo conto? Però non mi dice niente il regista. E quello di Cimino lo tranquillizza: stai tranquillo, tu guarda gli sconti e fai quello che fa lui. Quindi è una cosa, allora voi rubate all'angolino, lei vi recita le scene quando vi spiega come dovete fare. È difficile rubare proprio l'angolino, perché l'angolino è la regina, bisogna dirlo. Però non c'è dubbio che invece il lavoro che fa Valeria con gli attori è questo, è come un'osmosi, no? Un trapasso di tutto quanto. E quindi io ho avuto la fortuna e poi la disgrazia di fare il suo primo film, perché dopo aver lavorato con Valeria nulla è stato più come prima per me. Eppure lavoravo da qualche anno, ma questa sensazione di essere completamente libera e completamente condotta, guidata nelle cose, è davvero quello che capita a tutti noi. Quindi in questo senso veramente, tra l'altro io sono arrivata su questo film, su questo progetto, lo ammetto con grande dispiacere e umiltà, dopo aver fatto un enorme sceneggiato televisivo che si chiama La Storia, che mi è passato sopra tutto, sopra la vita, sopra il corpo. Quindi sono arrivata da Valeria, che è la mia regista di elezione, completamente scarica. Eppure tutto quello che passa, no? Dai suoi occhi, voglio dire, è bastato stare nel suo sguardo per diventare qualcosa. Allora, tu hai aiutato a lavorare con lui? Allora, effettivamente rubare è una parola arrogante da utilizzare per quanto riguarda il mio modo invece di osservare Valeria. In quanto modesta personaggio così complesso e distante magari da quello che sono io, la mia persona, invece in Valeria io rivedevo tutto di lei, rivedevo tutto di Goliarda, quindi l'osservazione di ciò che Valeria faceva, diceva o semplicemente pensava o veniva prima di girare una scena, basta che ti guardi negli occhi e si entra in una specie di simbiosi, ma è una cosa che viene concessa dalla sua umanità e dal suo grandissimo talento e conoscenza e amore per questa storia, per questo romanzo. Allora, l'ultima parola a Valeria. Dicevo, questo personaggio che non è incasellato, cioè non si può incasellare in una categoria, questo personaggio di questo film, questo romanzo straordinario, questa libertà di sguardo, sentimento anarchico, che chi più ne ha più ne metta, ma per te è stata più una sfida o più un'attrazione fatale? Ma tutte e due si può dire? Sì, tutte e due, come no? Cioè. Nel senso sì, certo, chiaramente. Per me era decisamente una sfida. Intanto perché quando lavori con un romanzo così bello, particolare, con una scrittura molto originale, cioè è più facile fare per immagini i romanzi mediocri. Nel senso, con una bella idea, ma con una letteratura meno personale, meno originale, più la letteratura diventa alta o comunque molto personale, il punto di vista dello scrittore è forte, più adattarlo diventa difficile, senza snaturare, anche se poi si snatura sempre, perché quando tu adatti qualsiasi tipo di cosa, lo filtri dalla tua personalità, dalla tua esperienza, da quello che ti piace a te, quindi è impossibile non snaturare, però almeno onorarlo, no? Volevo onorare questa intelligenza, questa imprevedibilità, questa disobbedienza che lei ha pure nella scrittura, che non è solo il suo personaggio, anche il modo in cui lei scrive e tutto. Quindi, certo, è stata una sfida, mi sono spesso caduta di sella,
mi sono fatta male, sono ritornato, ho ricominciato, mi amo, ricominciato. Ci ho messo 2 anni e mezzo ad adattare, cioè ti basterebbe quello, ad adattare la prima parte del romanzo. Cioè, la mia produttrice, cioè, non sapeva più che fare. Erano 2 anni che scrivevamo. Cioè, ho detto, che sta succedendo? Vogliamo fare questo film, no? E quindi sì, è stata una sfida, però, ecco, non per finire così una cosa un po' retorica, ho imparato tantissimo. Penso che adesso fare un film dopo di questo sarà una passeggiata, anche se poi non lo vuoi mai. Oh, il romanzo è del 76, sbaglio? È cominciato, sì. Cominciato nel 76, quindi insomma, è di una qualità sconcertante. Lo è, no? Lo è, lo vedrete. Speriamo di non averti tediato con tutte queste parole. Speriamo che vi guardiate il film. Allora, passiamo al film. Tutto, magari. Evviva! E grazie di allora, grazie a Valerio Rovino, Lola Pezzini, Giorgini Trinca e Montoya. Grazie, grazie della prima volta. Evviva! E per voi che guardate il film, guardate anche la serie poi per televisione e vi renderete conto della grandissima differenza di vedere un grande film, una grande regia, una grande fotografia su un grande schermo rispetto a quello che potrete poi vedere sulla televisione. Ma sì, che l'abbiamo visto. Sì. E verremo a vedere la seconda. Ma sì. Scusate,